un uomo di grande carisma, di incrollabile fede cristiana ed era dotato di una sicilianità eccezionale, che era espressione coinvolgente e sentita dall'appartenenza alla terra che gli aveva dato le origini. Paolo rimarrà sempre nel mio cuore, credo nei cuori di noi tutti, perché, scusate, penso, ma insomma l'emozione rischia di avere la meglio. È stato il compagno, insieme a Giovanni, di un'avventura, come già vi ho detto, irripetibile, che mi ha arricchito sul piano umano e sul piano professionale. Ma occorre fare un passo in avanti, perché ora vogliamo conoscere l'altra verità, quella che deve isolare l'identità dei mandanti, del responsabile del perverso disegno destabilizzante che ha portato alla tua eliminazione, perché si sapeva che ti eri opposto con tutte le tue forze e con tutti i mezzi a disposizione contro il perversionamento del perverso patto Stato istituzioni Cosa Nostra. Carissimo Paolo, stai sicuro che i nostri colleghi, nonostante tutti distinguo, io non ricordo, io non ero a conoscenza, io non c'ero, io non sono stato messo al corrente, e anche il ricordo fuggente di qualche stretta di mano, nei quali si imbattono nella ricerca della verità, sono fermamente determinati a scoprire la verità, ma la verità quella vera, non una verità, quella vera, su quello che è stato tramato in quei terribili 13 mesi di giugno e luglio 1992. E nulla sarà rimasto di intentato, perché a te, che hai sacrificato il bene supremo della vita, nel proseguimento del tuo dovere di magistrato, questo noi tutti lo dobbiamo. Un forte abbraccio al tuo amico e collega Leonardo. Ecco, questo che ho scritto un anno fa si ricollega a quello che sta avvenendo in questi giorni, perché sembra che molte verità siano volate sulle nostre teste sin da allora. Noi non sappiamo ancora, sono trascorsi 20 anni, quali sono state le parti in campo in quel momento, quali sono stati gli interessi certamente incompensabili o stati perseguiti in quella fase, qual è stato l'ordine precostituito che ci hanno voluto imporre o ad ammannire. Questo è importante che venga scoperto. Ma ripeto, io sono fiducioso nel lavoro dei miei colleghi, che metteranno tutto il loro impegno per poter raggiungere la verità. Ma la strada che i colleghi percorreranno fino alla fine non sarà possibile poterla percorrere tutta da soli se non avranno il sostegno vostro, il sostegno di tante persone che come oggi sono convenute qui e alzano le loro agende rosse, segno questo di... ho sentito gridare l'altra volta al giorno mentre avevamo fatto resistenza. Sì, va bene resistenza, ma noi non dobbiamo soltanto resistere, noi dobbiamo attaccare, noi dobbiamo andare avanti, noi dobbiamo sconfiggere definitivamente la mafia. Non si parla più di resistenza, siamo andati già oltre. Grazie per essere qui, a nome di tutti i miei colleghi e a nome di Giovanni e di Paolo, grazie. Grazie ancora. Prima di tutto vi ringrazio di essere qui, perché la vostra forza è la nostra forza. Dopo quel 19 luglio del 1992, se non ci fosse state voi, se non ci fosse stata la gente migliore di Palermo a scendere in piazza, a circondare il Palazzo di Giustizia e a dirci che dovevamo andare avanti, io non so se avremmo avuto la forza di andare avanti. La vostra forza è stata la nostra forza, continuate a essere. Stringe il cuore a vedere talora tra le prime file, nei posti riservati all'autorità, anche personaggi la cui condotta di vita sembra essere la negazione stessa di quei valori di giustizia e di legalità per i quali tu ti sei fatto uccidere.
personaggi dal passato e dal presente equivoco, le cui vite, per usare le tue parole, emanano quel puzzo di compromesso morale che tanto aborrivi e che si contrappone al fresco profumo della libertà. Voi, che non siete capaci di innalzarvi mai al di sopra dei vostri piccoli interessi personali, il 19 luglio tacete, perché questo giorno è dedicato al ricordo di un uomo che sacrificò la propria vita. Che sacrificò la propria vita perché parole come Stato, come giustizia, come legge acquistassero finalmente un significato e un valore nuovo in questo nostro povero e disgraziato paese. Un paese nel quale per troppi secoli la legge è stata solo la voce del padrone, la voce di un potere forte con i deboli e deboli con i forti. Un paese nel quale lo Stato non era considerato credibile e rispettabile perché agli occhi dei cittadini si manifestava soltanto con i volti impresentabili di deputati, senatori, ministri, presidenti del Consiglio, prefetti e tanti altri che con la mafia avevano scelto di convivere o peggio, grazie alla mafia avevano costruito carriere e fortune. Nelle pubbliche cerimonie ti ricordano come esempio del senso del dovere. Ti sottovalutano, Paolo, perché la tua lezione umana è stata molto più grande. Ci hai insegnato che il senso del dovere è poca cosa se si riduce a distaccato adempimento burocratico dei propri compiti e a obbedienza gerarchica ai superiori. Ci hai detto chiaramente che se tu restavi al tuo posto dopo la strage di Capaci, sapendo di essere condannato a morte, non era per un astratto e militaresco senso del dovere, ma per amore, per umanissimo amore. Lo hai ripetuto la sera del 23 giugno del 92, mentre commemoravi Giovanni, Francesca, Vito Schifano, Rocco Di Ciglio, Antonio Montinaro. Parlando di Giovanni dicesti: perché non è fuggito? Perché ha accettato questa tremenda situazione? Perché mai si è turbato? Perché è stato sempre pronto a rispondere a chiunque della speranza che era in lui? Per amore. La sua vita è stata un atto d'amore verso questa sua città, verso questa terra che lo ha generato. Questo dicesti la sera del 23 giugno del 92, Paolo, parlando di Giovanni, ma ora sappiamo che in quel momento stavi parlando anche di te stesso. Sei riuscito con la tua vita a togliere dalla morte del non senso la parola Stato e la parola giustizia e sei riuscito con il tuo sacrificio a farci capire che una vita senza la forza dell'amore è una vita senza senso, che in una società del disamore nella quale ciò che conta è solo la forza del denaro e il potere fine a se stesso non ha senso parlare di Stato e di giustizia e di legalità. E dunque, per tanti di noi è stato un privilegio conoscerti personalmente e apprendere da te questa straordinaria lezione che ancora oggi nutre la nostra vita e ci ha dato la forza necessaria per ricominciare quando, dopo la strage di Via D'Amelio, sembrava, come disse Antonino Caponnetto tra le lacrime, che tutto fosse ormai finito. E invece, Paolo, non era affatto finita e non è finita. Come quando nel corso di una furiosa battaglia viene colpito a morte chi porta in alto il vessillo della patria, così noi, per essere degni di indossare la tua stessa toga, abbiamo raccolto il vessillo che tu avevi sino allora portato in alto perché non finisse nella polvere e sotto le macerie. Sotto le macerie, dove invece erano disposti a seppellirlo quanti,
mentre il tuo sangue non si era ancora asciugato, trattavano segretamente la resa dello Stato al potere mafioso alle nostre spalle e al nostro insaputo. Così abbiamo portato avanti la vostra costruzione di senso e la vostra forza è divenuta la nostra forza, sorretta dal sostegno di migliaia di cittadini che in quei giorni trementi riempirono le piazze, le vie, circondarono il Palazzo Giustizia facendoci sentire che non eravamo soli. E così, Paolo, ci siamo spinti laddove voi eravate stati fermati e dove sareste certamente arrivati se non avessero prima smobilitato il pool antimafia, poi costretto Giovanni ad andare via da Palermo e infine non vi avessero lasciato morire. Abbiamo portato sul banco degli imputati, abbiamo processato gli intoccabili, Presidente del Consiglio, ministri, parlamentari nazionali e regionali, presidenti della Regione Siciliana, vertici dei servizi di segreto e polizia, alti magistrati, avvocati di grido dalle parcelle d'oro. Uno stuolo di sepolcri imbiancati, un popolo di colletti bianchi che hanno frequentato le nostre stesse scuole, che affollano i migliori salotti, che nelle chiese si battono il petto dopo aver partecipato a summit mafiosi. Un esercito di piccoli e grandi Don Rodrigo, senza la cui protezione Riina e Provenzano sarebbero stati nessuno e mai avrebbero osato sfidare lo Stato, uccidere i suoi rappresentanti e questo paese si sarebbe liberato alla mafia da tanto tempo. Ma, caro Paolo, tutto questo nelle pubbliche cerimonie viene rimosso come se si trattasse di uno spinoso affare di famiglia di cui è sconveniente parlare in pubblico. Così ai ragazzi che non erano ancora nati nel 92, quando voi morivate, viene raccontata la favola che la mafia è solo quella dell'estorsione e del traffico degli stupefacenti. Si racconta che la mafia è costituita solo da una piccola minoranza di criminali, da personaggi come Riina e Provenzano. Si racconta che personaggi simili, ex villici che non sanno neppure esprimersi in italiano, da soli hanno tenuto sotto scacco per un secolo e mezzo la nostra terra e che essi da soli osarono sfidare lo Stato nel 1992 e nel 1993 ideando e attuando la strategia stragista di quegli anni. Ora sappiamo che questa non è la verità, sappiamo che non è tutta la verità. E sappiamo che fosti proprio tu il primo a capire che dietro i carnefici di quelle stragi, dietro i tuoi assassini, si celavano forze oscure e potenti. E per questo motivo ti sentisti tradito. E per questo motivo ti si gelò il cuore e ti sembrò che lo Stato, quello Stato che nel 1985 ti aveva salvato dalla morte portandoti nel carcere la Sinara, questa volta non era in grado di proteggerti o peggio non voleva proteggerti. Per questo dicesti a tua moglie Agnese, mi ucciderà la mafia, ma saranno altri che mi faranno uccidere, la mafia mi ucciderà quando altri lo consentiranno. Quelle forze oscure hanno continuato a agire, Paolo, anche dopo la tua morte, per cancellare le tracce della loro presenza dietro la strage. E per tenerci nascosta la verità hanno fatto di tutto e di più. Pochi minuti dopo l'esplosione di Via D'Amelio, mentre tutti erano colti dal panico e il fumo oscurava la vista, hanno fatto sparire la tua agenda rossa, perché sapevano che leggendo quelle pagine avremmo capito quello che tu avevi capito. Hanno fatto sparire tutti i documenti che si trovavano nel covo di Salvatore Riina dopo la sua cattura. Hanno preferito che finissero nelle mani dei mafiosi piuttosto che in quella dei tuoi colleghi magistrati.
hanno ingannato i magistrati che indagavano sulla strage con falsi collaboratori ai quali hanno fatto dire menzogne. Ma nonostante siano ancora forti e potenti, cominciano ad avere paura. Le loro notti si fanno sempre più insonni e angosciose, perché hanno capito che non ci fermeremo, perché sanno che è solo questione di tempo, sanno che riusciremo a scoprire la verità, sanno che uno di questi giorni alla porta dei loro lussuosi palazzi busserà lo Stato, il vero Stato. Il vero Stato, quello al quale tu e Giovanni avete dedicato le vostre vite e la vostra morte, e sanno che quel giorno saranno nudi dinanzi alla verità e alla giustizia che si erano illusi di calpestare e saranno chiamati a rendere conto della loro crudeltà e della loro viltà dinanzi alla nazione.